Mi trovo a San Biagio, frazione di Cerasio, in occasione dei solenni festeggiamenti di San Biagio Martire. Sì, è un'occasione annuale che diventa un momento per tutta la comunità di San Biagio, non solo perché vengono tantissime persone anche dai paesi vicini a venerare e pregare San Biagio, conosciuto e pregato soprattutto per la protezione della gola. Infatti al termine della processione, dopo la messa, che questa sera avremo con noi il Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, il nostro Vescovo, ci sarà l'unzione della gola, che è un'occasione bella per invocare da questo santo nostro patrono l'intercessione per i mali della gola, ma anche per tutti i nostri mali, ma soprattutto per i mali spirituali. Noi lo preghiamo e invochiamo che aiuti gli uomini a riscoprire il dono della fede. Lui l'ha testimoniato offrendo la sua vita, quindi donando tutto se stesso. E la festa è sempre un'occasione importante per riscoprire la nostra fede in Gesù Cristo, e lui ci ha dato l'esempio, perché sui passi di questo nostro santo patrono anche la comunità di San Biagio possa crescere e camminare per raggiungere una maturità della fede.